Accordo di cooperazione nel settore delle politiche giovanili. Accordo cooperation dans le domaine de la jeunesse. Programma esecutivo nel settore dello sport. Programma esecutif dans le domaine du sport. Memorandum di cooperazione nel settore dell'agricoltura. Memorandum d'entente de coopération dans le domaine de l'agriculture. Memorandum di cooperazione nel campo della salute animale e della sicurezza sanitaria degli alimenti. Memorandum d'entente de coopération dans le domaine de la santé animale et de la sécurité sanitaire des aliments. Protocollo esecutivo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica per gli anni 2015-18. Protocollo exécutif de coopération scientifique et technologique pour les années 2015-18. Programma esecutivo di cooperazione culturale per gli anni 2015-18. Programma d'application de l'accord de coopération culturelle pour les années 2015-18.
Memorandum d'intesa su ambiente e sviluppo sostenibile. Accord dans le domaine de la protection environnementale et du développement durable. Il direttore dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma, architetto Gisella Capponi, e l'ambasciatore algerino in Italia, Rachid Marif, firmano la Convenzione di cooperazione fra l'École de Conservation et de Restauration des Biens Culturels di Algeri e l'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma. Le directeur de l'Institut pour la Conservation et la Restauration de Rome, architecte Gisella Capponi, et l'ambassadeur d'Algérie en Italie, Rachid Marif, signent la convention cadre de coopération entre l'Institut supérieur pour la Restauration et la Conservation de Rome et l'École nationale de conservation et de restauration des biens culturels d'Alger. Direttore generale per gli archivi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dottor Mario Guarani, e l'ambasciatore algerino in Italia, Rachid Marif, firmano il programma esecutivo del memorandum d'intesa del novembre 2012 sugli archivi. Le directeur général des archives du Ministère de la Culture, le dottor Mario Guarani, e l'ambasciatore d'Algérie en Italie, Rachid Marif, signent le Executive Program between the General Directorate of Archives of Italy and the General Directorate of National Archives of Algeria. Il dirigente dell'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura della regione Sardegna, dottoressa Francesca Scintu, e l'ambasciatore algerino in Italia, Rachid Marif, firmano l'avvenant al protocollo di accordo tra il Ministero dell'Agricoltura algerino e la regione Sardegna per le filiere del latte e del formaggio. Le représentant de l'Agence régionale pour la recherche agricole de la région Sardaigne, Madame Francesca Scintu, et l'ambassadeur d'Algérie en Italie, Rachid Marif, signent l'avenant du protocole d'accord pour le développement de la filière laitière et fromagère entre la région de Sardaigne et le ministère algérien de l'Agriculture et du Développement rural.
termine la cerimonia della firma degli accordi. La cerimonia della signatura des accords è terminée. Buongiorno a tutti, un calorosissimo benvenuto all'amico e primo ministro Sellale, a tutti e alla delegazione algerina, del governo algerino, i ministri qui presenti, i collaboratori, i dirigenti, i tecnici che accompagnano il primo ministro. È il terzo vertice italo-algerino, ci eravamo presi l'impegno insieme quando ho visitato Algeri il 2 dicembre scorso. Il primo ministro poi mi ha salvato la vita a Tunisi, abbiamo fatto la marcia insieme ed eravamo fianco a fianco in un momento di grande confusione che c'era in quelle ore. Siamo stati insieme, abbiamo fatto la marcia insieme e credo che questo vertice sia l'occasione per confermare l'amicizia, la collaborazione, il rapporto solido, storico, strategico che esiste tra l'Algeria e l'Italia. Abbiamo, come avete visto, siglato alcune intese. Mi preme evidenziare l'importanza in particolar modo delle intese culturali che abbiamo siglato, perché per noi sono un punto fondamentale di lavoro comune e congiunto e credo che insieme abbiamo lavorato, stiamo lavorando e lavoreremo perché il Mediterraneo torni ad essere quello spazio centrale, cruciale per il destino dell'Europa, dell'Africa e dell'intero pianeta che è stato nel corso degli anni e che dovrà essere in futuro. Parlare della comune appartenenza al Mediterraneo, allo spazio mediterraneo, significa naturalmente allargare lo sguardo dalle relazioni bilaterali alla situazione della crisi libica. C'è una grande collaborazione tra Algeria e Italia nell'affrontare questo dossier. Insieme sosteniamo gli sforzi di Bernardino León e insieme appoggiamo gli sforzi delle Nazioni Unite perché si arrivi quanto prima a un messaggio di formazione di un governo di unità nazionale in Libia. Stiamo collaborando perché la Libia non si trasformi unicamente in un luogo di problematicità legata ai traffici di esseri umani, alla criminalità. L'Algeria ha dimostrato in questi anni di poter esportare la sicurezza, di poter stabilizzare l'area del Nord Africa e non solo, e da questo punto di vista vorrei esprimere la mia gratitudine al governo algerino anche per il fondamentale ruolo svolto nei negoziati intermaliani, che è un grande dossier di politica internazionale ben gestito dal governo di Algeri, che per noi è evidentemente un partner fondamentale. Quanto ai rapporti bilaterali ed economici, sarò molto breve, l'Algeria è per l'Italia il primo mercato di tutto il continente africano. Voi sapete che è intenzione del nostro governo investire sempre di più sulle questioni legate al rapporto con l'Africa. Innanzitutto dal punto di vista della cooperazione internazionale, il Ministero degli Affari Esteri che ci ospita in questa sede di Villa Madama, si chiama da qualche mese Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. C'è il Ministro Gentiloni che è qui con noi, con il Vice Ministro Pistelli, anche egli qui con noi. Hanno lavorato e stanno lavorando tanto perché la cooperazione internazionale torni ad essere un elemento di chiave, evento chiave di sviluppo del futuro della politica estera italiana e lo stiamo facendo. Saremo nei prossimi mesi anche ad alcuni
appuntamenti africani per sottolineare questo nostro lavoro, ma in questo sguardo strategico sull'Africa non possiamo non ricordare e non valorizzare le tradizionali relazioni di amicizia che sono in particolar modo forti con l'Algeria in tre settori: l'energia, non soltanto sul campo del gas, ma anche l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, le partnership dunque con non soltanto con Eni, ma anche con Enel e con altre aziende private, oltre che naturalmente con la collaborazione che abbiamo con le aziende algerine. Il tema delle infrastrutture, che è un tema fondamentale, ne abbiamo discusso, infrastrutture di tutti i generi, infrastrutture tradizionali naturalmente, le infrastrutture delle ferrovie, delle strade, ma anche le infrastrutture culturali, impropriamente definite infrastrutture. Due accordi che avete visto sono stati siglati dai rappresentanti del Ministero delle Attività dei Beni e delle Attività Culturali, vanno esattamente in questa direzione. E il nostro lavoro non potrà che essere rafforzato nei prossimi mesi. E infine, terzo punto, la cooperazione industriale. Abbiamo anche alcune aziende che Federica Guidi ha più volte accompagnato in Algeria, che sono particolarmente sensibili a un lavoro comune, e credo che sia importante che siamo tornati a riunire avere dei vertici bilaterali come questo. Abbiamo anche convenuto sul piano istituzionale di intensificare le riunioni del comitato esistente e quindi dare ancora maggiore impulso, che quindi sia per quello che riguarda trasporti e infrastrutture con il ministro Del Rio, sia per quello che riguarda la cooperazione industriale tradizionale, noi siamo pronti a valorizzare. Infine, molto rapidamente, ringrazio il primo ministro per la partecipazione dell'Algeria che si trova nell'ambito del cluster biomediterraneo a Expo. Il primo ministro e i ministri andranno tra qualche ora a Milano. Il ministro dell'agricoltura, ne parlavamo prima, vi si recherà la settimana prossima, se ho capito bene, insieme al nostro ministro dell'agricoltura, che ha anche la delega per l'Expo, vale a dire Maurizio Martina. Sul tema dell'agroalimentare c'è molto da fare, molto spazio di collaborazione e di partnership, ma c'è anche da fare, lasciatemelo dire così, molto di più di quello che è stato fatto sotto il profilo della battaglia ideale e di valori. Ecco, io credo che Algeria e Italia insieme abbiano un ruolo nel Mediterraneo anche per affermare dei valori di civiltà, dei valori di condivisione, dei valori di pace, dei valori di lotta al terrorismo. Lo dico perché Expo è innanzitutto una grande occasione di riflessione sugli squilibri mondiali, sul fatto che più o meno 1 miliardo di persone ancora oggi muore di fame, ed è assolutamente inaccettabile. Noi lavoreremo perché in tutte le sedi, dal G7 fino all'Assemblea dell'ONU, si riaffermi il principio della lotta contro la fame nel mondo, e Expo va in questa direzione. I valori che però contemporaneamente portiamo sono in grado anche di produrre civiltà, di produrre pace, di produrre sicurezza, e quindi vedono sullo stesso fronte insieme Algeria e Italia. Per questi motivi, dopo la visita d'Algeria, io sono davvero felice di rinnovare il benvenuto e di dare la parola al primo ministro Sedal, pregandolo, come ho già fatto durante il nostro incontro, di portare il nostro saluto e il nostro affettuoso abbraccio al presidente Bouteflika, e più in generale di dare a ciascuno delle algerine e degli algerini il senso dell'amicizia, dell'affetto e della condivisione di valori che l'Italia esprime, che vede oggi in questo nostro incontro a Villa Madama un'occasione non soltanto per guardare alla tanta strada fatta insieme, e come non andare risalendo non soltanto alla storia ma anche a questo secolo, al secolo appena trascorso, all'intelligenza e alla visione strategica di alcuni dei nostri, penso su tutti a Enrico Mattei, ha però contemporaneamente a dire che la pagina più bella dobbiamo ancora scriverla insieme. Quindi, caro primo ministro, caro collega, caro amico, tifoso dell'Inter, anche se non si può dire tifoso dell'Inter come Del Rio e come qualche altro diplomatico, ambasciatore italiano, consigliere diplomatico, siamo circondati da interisti.
No. La Juventus di Turin. La Juventus è molto... Fiorentina, ma insomma, naturalmente siamo, auspichiamo il successo delle squadre italiane nelle coppe europee, però voglio dirti con affetto e amicizia che l'Italia è sempre pronta a lavorare insieme e a lavorare insieme al popolo algerino per fare del Mediterraneo uno spazio di pace e di civiltà. A te la parola. Merci. Grazie. Forse inizierò in arabo per la delegazione algerina affinché mi comprendano. Shukran jazil. Shukran jazil, sadiqi. Non c'è traduzione verso l'italiano dall'arabo. Le interpreti si scusano. في صباح اليوم استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية الإيطالي كان فيه حديث طويل حول العلاقات الثنائية والعلاقات والأمور الدولية وكذلك اغتنمت الفرصة لقدمت له رسالة شكر وتحية التحية الحميمية من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس الإيطالي وكذلك كان فيه لقاء طويل وطويل جدا مع أعضاء من الحكومة الإيطالية مع زملائهم من الجزائر وكذلك صديقي رنزي وتحدثنا كثير عن العلاقات الثنائية ووصلنا إلى نهاية الأعمال بإمضاء تقريبا 10 اتفاقيات وهذا يبين تطور العلاقات الثنائية لنقدر اليوم نأكد بقوة أننا في الطريق الصحيح والعلاقات ما بين إيطاليا والجزائر أصبحت علاقة جد قوية فأكثر من هذا طرقنا إلى مشاريع جديدة اللي سوف تدعم في المستقبل في قطاعات عدة منها قطاع الطاقة الصناعة بصفة عامة من عدة مشاريع تقريبا راح تنطلق مع القطاع الخاص الجزائري والقطاع العمومي الجزائري وكذلك شركات إيطالية كذلك في مجالات أخرى كقطاع الطاقة فيه اقتراح من طرف الجانب الجزائري ألا وهو نظرة استراتيجية بالنسبة للمستقبل ما بين الجزائر وإيطاليا لتموين أوروبا ككل هكذا نقدر نضمن سوق بدون مشكل بالنسبة لمعظم دول أوروبا وهذه ستعزز العلاقات الثنائية وكذلك ستؤمن أوروبا بالنسبة لتموينها من جانب التقوي فعدة مشاريع تكلمنا عليها والشيء اللي تحدثنا عليه هو أن العلاقات الحمد لله اليوم وصلت إلى درجة عالية وعالية جدا هذا يبين ماذا بعض النظر بالنسبة للعلاقات الثنائية نعتبر أن إيطاليا بالنسبة للجزائريين محطة قوية وقوية جدا في أوروبا ونعتمد على العلاقات الثنائية لتطوير اقتصاد في الجزائر وكذلك المشاركة في تطوير الاقتصاد في إيطاليا أما بالنسبة للجوانب الأخرى الأمنية أو العلاقات الدولية فطرقنا كثير على الوضع في الساحل وكذلك على الجهود اللي قايمة بها الجزائر حاليا لتدعيم الأمن والطمأنينة في الساحل ككل والنتيجة الجد إيجابية اللي وصلنا لها في مالي وكذلك العمل اللي قمنا به مع دول الجوار وبالأخص تونس ونيجر وما بالنسبة للنقطة العويصة ألا وهي قضية ليبيا ففيه نفس وجهة النظر نحن كلنا مع الحل السياسي لأنه هو الحل الأنجع والمحافظة على وحدة ليبيا والذهاب تحت لواء الأمم المتحدة ومع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين والجزائر وكذلك دول الجوار
إلى وضع جديد ألا وهو الانتقال إلى حكومة وحدة وطنية في ليبيا الهدف نتاعها الأسمى هو الانطلاق في عمل سياسي جديد لتكميل النظام الدستوري وكذلك الذهاب إلى انتخابات حرة فهكذا تصبح فيه دولة قوية في ليبيا لأن إذا استمرت الأمور وبالأخص في شهر أكتوبر المنصرم فالمهام نتاع النظام الحالي ينتهي فلابد أن الحل سيكون أن الحل بالنسبة لليبيا الحل السياسي لابد أن نصل إلى عن أقرب وقت لضمان الأمن والطمأنينة ما بين دول الجوار وكذلك بالنسبة لأوروبا فبالنسبة للبحر الأبيض المتوسط ككل وتطرقنا كذلك على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة ككل في الدول العربية وكلنا في نفس وجهة النظر وكلنا مطمئنين بالنسبة للمستقبل فمكافحة الإرهاب واسترجاع الأمن والطمأنينة هو الحل الأنجع هو الحل الأمثل بالنسبة لاسترجاع الاستقرار في كل هذه المنطقة فعموما على كل حال العلاقات نعود نأكدها اليوم مستقرة ما بين الجزائر وإيطاليا عندنا نفس وجهة النظر بالنسبة للمشاكل اللي تطرح لنا ككل والأمل كبير بالنسبة للعلاقات الثنائية في كل قطاعات كما لاحظتها بعد الإمضاءات اللي قمنا فيها الصبيحة وبهذه المناسبة أشكر جزيل الشكر صديقي السيد رنزي اللي هو كذلك مناضل بالنسبة لتدعيم العلاقات الثنائية ونمشي في هذا الاتجاه إن شاء الله شكرا إذا فيه الأسئلة تفضلوا Bene, adesso mi esprimerò in francese. Bisogna accontentare tutti, quindi ho parlato in arabo per la televisione algerina. In effetti la visita che sto effettuando adesso oggi in Italia con quattro ministri che mi hanno accompagnato è una visita molto importante per noi. Era un'esigenza, era una necessità incontrare Matteo Renzi per valutare tutto quanto è stato fatto dopo la sua ultima visita perché ci siamo prefissi degli obiettivi da raggiungere e penso che nell'ambito bilaterale sono state realizzate molte cose. Ci siamo prefissi nuovi orizzonti, nuovi obiettivi fondamentali e abbiamo anche deciso di sviluppare ancora di più le nostre relazioni. Dobbiamo accrescere la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dell'Algeria attraverso partnership, interventi diretti in alcuni ambiti specifici per i quali riteniamo che vi siano grosse potenzialità, soprattutto in campo agricolo, nel campo dell'industria agricola, nel campo dell'industria in generale, dove in effetti ci sono state create numerose joint ventures in questi ultimi mesi e noi abbiamo incoraggiato a crearne altre in futuro in altri campi, perché il potenziale c'è, il mercato c'è, la volontà c'è. E bisogna materializzare tutto questo in loco, stesso per l'energia. L'Algeria è un grande paese produttore, continueremo a fare prospezioni, a sfruttare sempre di più i nostri idrocarburi ed è proprio in quest'ottica che avevo proposto di creare proprio un asse strategico, e sottolineo strategico, tra l'Italia e l'Algeria, segnatamente per mettere in sicurezza l'approvvigionamento energetico dell'Italia e partecipare alla messa in sicurezza di tutta l'Europa attraverso un approvvigionamento di gas e petrolio e di energia elettrica e insieme troveremo il modo migliore di operare attraverso una joint venture per far partecipare a questa
opera formidabile, epocale, che sancirà definitivamente in modo irreversibile il rapporto tra l'Algeria e l'Italia, relazioni alle quali il presidente Bouteflika annette la massima importanza. Tuttavia le relazioni internazionali, la situazione geopolitica a livello del Sahel e anche nelle nostre zone immediatamente limitrofe, ebbene, tutti hanno registrato con soddisfazione l'approccio algerino che poggia sul dialogo, un dialogo inclusivo. I primi risultati sono sotto gli occhi. In Mali la mediazione algerina infatti in quel paese ha consentito di raggiungere un importantissimo accordo che contribuirà a stabilizzare la regione, e lo abbiamo fatto anche in Tunisia, lo stiamo facendo in simbiosi con il governo italiano. In Libia infatti siamo d'accordo sull'approccio, il nostro approccio è semplice, è una impostazione basata su una soluzione politica di nuovo inclusiva, che non respinge, non rifiuta nessuna parte e che vigila sull'unità di tutta la Libia, che vuole cercare di riunire tutte le parti coinvolte sotto l'egida delle Nazioni Unite con il sostegno dei paesi europei e dell'America e dei paesi vicini. Quindi noi spingiamo per l'instaurazione di un governo di unità nazionale che possa gestire la transizione e che possa finalmente redigere una Costituzione che porterà poi a libere elezioni, il che consentirà sicuramente, perché la soluzione con la forza non risolverà alcun problema, e questo lo abbiamo già riscontrato in tanti casi specifici. Quindi l'unica soluzione è quella, ma il tempo stringe, perché a ottobre il governo, l'attuale governo, le istanze dirigenti attuali arriveranno a scadenza. Quindi la comunità internazionale dovrà partecipare e dovrà spingere verso la soluzione del dialogo, che è l'unica. Altrimenti, se non riusciamo a trovare la buona soluzione, i gruppi terroristici che continuano a imperversare in quella regione finiranno col creare una situazione ingestibile e il rischio di avere un nuovo Daesh in Libia. E ne siamo tutti coscienti. Gli amici italiani ne sono perfettamente consci e noi lavoreremo insieme. Quello che posso garantirvi è che la volontà è qui e noi arriveremo fino in fondo a questo affare e continueremo a esportare dall'Algeria un dialogo di pace e di sicurezza. Perché, ripeto, la forza da sola non è in grado di risolvere i problemi di terrorismo. Si può vincere con la forza, però bisogna avere accanto operazioni politiche, manovre di riconciliazione per riconciliare tutte le componenti del popolo, e solo così si può avere pace e sicurezza nel Mediterraneo. E questo è il nostro obiettivo: vigilare, lavorare insieme, provvedere a garantire il benessere per i nostri figli e per il nostro futuro. Abbiamo anche affrontato una serie di altri argomenti legati alla civiltà, alla cultura, e anche in questi campi abbiamo un'ottima collaborazione, andiamo avanti, continuiamo su questa strada, ma sappiate, così per fare una sintesi, che tra la tra l'Italia e l'Algeria il cielo è azzurro e andremo molto lontano, è azzurro come la squadra. Merci beaucoup. Due domande. Grazie. Rapidi, prego. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno signor Presidente, il microfono per cortesia. Tashi Shafi, giornalista APS. La domanda è rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano. L'Algeria è nota. Scusate, ma si sente malissimo. Non so se. L'eco. L'Algeria è nota per il suo ruolo nell'ambito della pace e della riconciliazione attraverso il dialogo.
e la riconciliazione nazionale. Interviene in questo senso in Libia ed è intervenuta in Tunisia. Da un punto di vista concreto, come l'Italia prevede di dare il suo pieno sostegno alla Libia? Je pense aujourd'hui que la situation en Libye, ce n'est pas une situation facile pour beaucoup de raisons. La première, c'est une raison historique, parce que nous avons perdu, après la fin du régime du Kadhafi, la possibilité d'instaurer une situation de démocratie, de liberté et de tranquillité. La deuxième, c'est la raison de l'actualité. Aujourd'hui, la Libye, c'est vraiment un problème, pas seulement pour les citoyens de la Libye, mais aussi pour nos amis de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie, de tous les nord de l'Afrique. Et ça va sans dire pour l'Europe, parce que si vous pensez, il y a plus ou moins les 91% des immigrants qui viennent en Italie viennent de la Libye. Notre stratégie, la stratégie des ministres des Affaires étrangères Paolo Gentiloni et de tous les membres du gouvernement italien, c'est clair. Nous pensons que ce n'est pas un problème seulement italien, il doit être un problème européen. Donc, ça signifie que nous avons la nécessité de travailler à tout niveau avec les partenariats européens, mais c'est un problème qui va au-delà de l'Europe. Celui-ci, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et avec Federica Mogherini, nous avons visité un très important, nous avons montré lui ce que l'Italie chaque jour, chaque semaine réalise dans le cœur de la Méditerranée, avec une mission très importante, très significative et très, très difficile. Donc notre stratégie, c'est la nécessité d'avoir dans la situation de la Libye, pas seulement l'Europe, tous les pays qui sont dans les conseils de sécurité des Nations Unies doivent être très, très, très prêts à travailler ensemble pour la Libye. Tous les pays qui sont dans l'Europe doivent regarder à la Méditerranée comme le cœur de l'Europe. Celle-ci, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé la possibilité d'un rendez-vous extraordinaire que nous avons obtenu il y a quelques semaines. Et celle-ci sera la discussion que nous aurions à les prochains conseils européens dans les mois de juin. Mais je dois être très clair, la seule solution pour la situation en Libye, c'est la paix des peuples de la Libye. Donc nous devons encourager, nous sommes engagés à travailler ensemble, mais nous avons la nécessité que le peuple de la Libye décide enfin pour la paix. Ce qu'a dit votre Premier ministre à propos de le prochain octobre, ce qu'a dit à propos des efforts qui, en Algérie, en Égypte, en Tunisie, en Italie, nous sommes en train de faire pour réaliser la paix en Libye, c'est absolument vrai. Nous sommes engagés ensemble, nous travaillons ensemble, nous pensons que la solution doit être retrouvée ensemble, mais cette solution doit absolument avoir le protagonisme du peuple de la Libye. Et donc, toutes les choses sont dans la même situation. Le rôle international, le rôle européen, les efforts des pays qui sont les plus proches de la Libye, mais aussi les protagonismes du peuple de la Libye qui, aujourd'hui,
doit être mis dans les conditions de choisir tout de suite la paix, la stabilité et la liberté. Nous sommes confiants que ces difficultés que nous avons eues dans cette période peuvent terminer et s'arrêter, mais il y a la nécessité que tout le monde regarde à la Méditerranée avec un différent regard rispetto al passato, e celle-ci c'est la principale stratégie de l'Italie. Donner nouvelle attention à la Méditerranée et donner nouvelle attention aux pays qui pensent que la Méditerranée peut être la solution et pas le problème pour l'Europe. Je crois qu'avec l'Algérie, nous allons travailler ensemble aussi pour le futur, pas seulement pour le passé. Per entrambi, se possibile. Chiaro, per cortesia, quindi il primo ministro algerino. Un francese, s'il vous plaît. Dunque, sulla questione energetica, volevo sapere da entrambi. Si è discusso anche del progetto del gasdotto Galsi, che è un progetto antico che però poi non è stato mai compiuto, e recentemente il ministro Gentiloni ha rilanciato dicendo che l'Italia è interessata. Volevo sapere appunto se se ne è parlato e se esiste anche una roadmap per questo importante progetto, diciamo. Le risponderò rapidamente. Ho sottolineato con forza che abbiamo fatto tante cose e che stiamo facendo molte cose tra l'Italia e l'Algeria e in vari campi, e che adesso bisogna passare ad un'altra fase. E ne abbiamo parlato con Matteo Renzi questa mattina. Bisogna finalmente avere una visione strategica. Tra le operazioni che possono essere inquadrate in questa visione strategica e sulle quali siamo pienamente d'accordo, Italia ed Algeria, si colloca proprio la questione dell'energia. La questione dell'energia si pone con particolare acuità perché bisogna proteggere gli approvvigionamenti, bisogna preservare le generazioni future. In Algeria noi produciamo energia, produciamo gas, produciamo petrolio e allo stato attuale stiamo creando nuovi investimenti per potenziare ancora di più le nostre capacità di produzione energetica. Questo progetto Galsi esiste già da qualche anno, è un progetto che appunto riguarda l'Algeria e l'Italia. Questo, lo scheletro del progetto esiste. Per quanto riguarda l'Algeria, abbiamo avviato dei lavori sulla costa algerina e tutto è stato finalizzato, quasi. Si tratta quindi di un progetto che noi abbiamo l'intenzione di rilanciare proprio nel quadro di questa nuova visione di messa in sicurezza dell'Europa e dell'Italia attraverso una fonte alternativa di approvvigionamento energetico a partire dall'Algeria. L'Algeria è nota su questo piano per avere sempre rispettato i propri impegni. Mai, in nessun momento della sua storia, l'Algeria ha cercato di ricattare o di negoziare sul piano politico la fornitura di energia con i suoi clienti, anche se ci sono difficoltà politiche. Quindi su questo capitolo abbiamo una storia comune, abbiamo interessi fondamentali, siamo quindi pronti a rilanciare questo progetto. Siamo assolutamente disposti, pronti a mettere in piedi questo business per accrescere l'approvvigionamento dell'Italia e dei paesi europei a partire da una fonte sicura ed affidabile, cioè l'Algeria. E forse addirittura in parallelo potremmo prevedere un nuovo progetto per proporre energia elettrica in Europa a partire dal gas algerino
sulla base di una partnership che potremmo concludere, che i nostri due paesi potrebbero concludere, cioè produrre energia elettrica che attraverserà il mare e poi verrà commercializzata in tutta Europa in stretta collaborazione e in partnership con i nostri amici italiani. Oh, è un progetto del futuro, è un progetto d'avvenire, è un progetto importante e noi pensiamo anche ad un'altra cosa in Algeria e questa è una proposta che io ho fatto e poi confermerò. Non dimenticate che c'è un grande gasdotto che si sta realizzando a partire dalla Nigeria, che attraverserà vari paesi africani per arrivare fino in Algeria e che poi raggiungerà l'Europa. Questo è il futuro, è così che bisogna vedere le cose. Noi non abbiamo pensato solo in termini di investimenti immediati, perché questi li facciamo e continueremo a farli, ma noi andremo ancora più avanti perché bisogna comprendere una volta per tutte che tra l'Italia e l'Algeria noi non abbiamo alcun problema. Certo, ci possono essere delle difficoltà burocratiche, ma le supereremo e andremo il più lontano possibile perché abbiamo la stessa visione. Abbiamo la stessa visione per restituire ai nostri popoli la felicità. Spero di aver risposto alla sua domanda. Grazie. Rispetto al tema che il Primo Ministro ha posto, voglio dire una parola in più insieme al Primo Ministro, agli investitori e agli imprenditori italiani. Abbiamo discusso a lungo di tante questioni, non soltanto legate all'energia e al gas. Penso alla grande scommessa comune sul sistema della difesa, con investimenti che vedono Italia e Algeria partner, non clienti, partner, che lavorano insieme e che anzi utilizzeranno i progetti aperti per andare anche in altre parti dell'Africa. Abbiamo discusso a lungo di settori che possono sembrare meno importanti per voi giornalisti italiani o per la pubblica opinione italiana, ma che sono molto importanti invece. Penso al distretto dell'oro di Arezzo o di Vicenza, ci siamo impegnati a trovare una soluzione. Penso a tutto ciò che riguarda le infrastrutture, le ferrovie, le strade, l'agroalimentare. Bene, io voglio dare un messaggio di positività, un messaggio di speranza agli investitori italiani. Il rapporto con il governo algerino è molto buono, è molto forte e noi faremo di tutto perché chi ha voglia di investire in Algeria possa essere accompagnato e valorizzato in questo grande paese amico e alleato e con il quale lavoriamo insieme e lavoreremo sempre di più insieme. Quindi investite in Algeria. Noi nel frattempo, mentre voi pensate a come investire in Algeria, offriamo il pranzo italiano al governo algerino, visto che è già tardi e che il Primo Ministro deve andare poi a Milano. Grazie di cuore, buon lavoro a tutti. Buon lavoro. Merci, nous allons manger un bon pizza allora. Allora mangeremo un'ottima pizza, un'ottima pizza. La pizza è per la cena, la pizza è per la cena. Andiamo di tempo un po' più.